E praticamente che facciamo? Ogni anno diciamo un bando aperto a artisti di arte visiva, scrittura, musica, letteratura, danza e arti culinarie da tutto il mondo, un bando completamente gratuito. Artisti professionisti, quindi non studenti, non dilettanti, ma professionisti, fanno domanda, una giuria internazionale guarda il loro lavoro e suggerisce i lavori migliori e poi noi due intervistiamo i finalisti per vedere che cosa vogliono fare, che idee hanno appunto della Sicilia, di Palazzo Locrede, che attenzioni hanno per questo progetto, diciamo, questo i mese. I progetti più vicini, no? Quello che sono l'interazione con la comunità. Vengono invitati a passare un mese a Palazzo Locrede. Questo mese è il mese di settembre. L'anno scorso abbiamo fatto settembre-ottobre, già faceva questo freddino, quindi ho detto anticipiamo, facciamo prima. No, ho detto anticipiamo settembre. Perché il sole a settembre tramonta dopo. E quindi non abbiamo bisogno della luce. L'anno prossimo forse dobbiamo farla agosto. Ecco, anticipiamo l'anno prossimo perché può essere che pure il prossimo anno saremo al buio. Ecco, è arrivata, benissimo. Allora, abbiamo 7 artisti da 7 paesi. E ve li vorrei presentare, tutti. Iniziamo qui dalla povera Angela Fratelli, che c'ha freddo perché viene dall'Argentina, poetessa e scrittrice. Poi passiamo a Roman Stolyar, compositore e pianista della Siberia, infatti non ha bisogno della giacca. Come vedete, dalla Siberia è con la magliettina. Sì, Meredith Kurzman, dietro Roman, pasticcera da New York. Gina Lisman, musicista, cantante e compositrice dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Vediamo dove sono gli altri. Moe Zurani, poeta dal Canada. E poi ci sono proprio Monique Truong, scrittrice. E poi abbiamo il dio sole, Apollo, che regge in mano la luce. Non abbiamo più bisogno, la poesia. Ed è Claudio Beorchia, artista visivo da Treviso. Da Treviso. Adesso andiamo da lui, tutti insieme, così ci spiega un po' che sta facendo. Mentre lui ci illumina, ci riscalda, ci spiega il suo lavoro. Allora, il lavoro è molto semplice. Si tratta di una meridiana che, vista l'ora, non funziona. Quindi io faccio il sole e, come vedete, invece di indicare delle ore, delle attività produttive, va a indicare delle attività non produttive e non funzionali. Questo perché? Perché cerco in qualche modo di liberare il tempo che altrimenti nella società odierna, sia nelle città come nei piccoli centri, è severamente incasellato dentro parametri prettamente produttivi e incentrati sull'iperproduzione. Quindi in questa piazza ho collocato questa installazione semitemporanea, diciamo così, che sta qua per qualche mesetto, che vi suggerisce appunto delle attività ironiche e non produttive, del tipo fatti ridere, progetta una fuga, fatti uno scherzo, quindi cose molto emotive. Fatti ridere. Io adesso faccio un po' il sole, ci provo, mi viene bene. E poi da domani ci sarà il sole naturale. E mi approfitto anche per dire che sembra che comunque il progetto piaccia molto all'assessore, che non vedo. L'assessore Paolo Sandalo. C'era. E quindi c'è la concreta possibilità del fatto che questa installazione venga realizzata come struttura permanente nello spazio della villa comunale. Quindi non in questo materiale appunto sempre permanente, ma quindi in pietra, non so bene ancora dove verrà collocata, comunque un insieme un po' più grandi in pietra locale. E quando la meridiana verrà appunto scolpita e installata probabilmente alla villa comunale, se vi iscrivete alla nostra website, alla mailing list, vi faremo sapere quando e magari se riesce si fa venire Claudio dal nord e così si può fare l'inaugurazione. Siamo molto felici di questa idea di appunto avere un punto permanente di uno dei nostri fellows. E pensiamo che è un progetto molto bello e appropriato per la città e per la villa comunale. Bene. Allora adesso
Adesso c'è una performance musicale interattiva. Abbiamo bisogno di tutti voi. Dovete seguirci all'ex biblioteca. Prego.
Oh.
So now when I travel and when I write,
I search for the stories of the people who are also searching for a home. For example, when I see Sicily, I see the generations of Sicilians, like the families of my husband's paternal grandfather and grandmother, whose family names were Saccio and Messina, who had left this island from New York City with such regret and longing for the family traditions and languages that they had to leave behind to find work, to try to build a life elsewhere. And I see the current waves of migrants who attempt to reach the shores of this land for the same reasons, to find work and try to build a life. And of course, they bring with them the same regrets and longing for all that had to be left behind. Come la Foucault in Bern, anch'io sono una viaggiatrice, una migrante e un immigrante. Per di più, io appartengo all'ennesima categoria, quella degli esiliati. Io e la mia famiglia arrivavamo negli Stati Uniti come rifugiati della guerra del Vietnam nel 1965. Vedo il mondo attraverso le lenti di queste esperienze molto specifiche. Adesso, quando viaggio e quando scrivo, cerco storie di persone che cercano casa. Per esempio, quando vedo la Sicilia, vedo le generazioni di siciliani, come i parenti dei nonni paterni di mio marito, i quali cognomi sono Saccio e Messina, che lasciarono quest'isola per andare a New York City, o a New York, con rimpianti e nostalgie per la famiglia, le tradizioni e la lingua che si lasciarono alle spalle, per trovare lavoro e per cercare di costruire una vita da qualche altra parte, così come vedo le ondate di migranti di oggi che cercano di arrivare su queste spiagge per le stesse ragioni. Trovare lavoro e cercare di rifarsi una vita, e naturalmente anche loro con gli stessi rimpianti e nostalgie per tutto quello che si lasciano alle spalle. These stories are complete with sadness, soaked with sorrow, and burdened with hardships. But I think it's also important to remind ourselves that there's another facet to these stories, and it is this: immigrants are optimists at heart. We look at the world around us, the life that we've been born into, and we believe that we can change our circumstances and change them for the better. This optimism is not a cure-all. It does not protect us from hardship and persecution. It cannot absolve us from loneliness and isolation. This optimism is nonetheless crucial because it means that we, the travelers, the migrants, the immigrants, go into the world with an open heart, uprooted, displaced, and often without the privilege of being fluent in the language of our new countries. We nonetheless continue to learn, to adapt, change, and become different versions of ourselves. Queste storie sono piene di tristezza, grondanti dolore e caricate di difficoltà. Ma credo sia importante ricordarsi che c'è anche un altro aspetto importante di queste storie. Gli immigrati sono fondamentalmente ottimisti. Guardiamo il mondo che ci circonda, la vita nella quale siamo nati, e crediamo che sia possibile cambiare le nostre circostanze e cambiarle per il meglio. Questo ottimismo non cura tutto, non ci protegge dalla difficoltà e dalla persecuzione. Non ci solleva dalla nostra solitudine e isolazione. Questo ottimismo è nonostante tutto fondamentalmente perché significa che abbiamo, noi viaggiatori, migranti e immigranti, un cuore aperto. Sradicati, spostati, spesso senza il privilegio di parlare fluentemente la lingua dei nostri nuovi paesi, continuiamo a imparare, adattarci, cambiare e divenire versioni differenti di noi stessi. So tonight, with the help of Massimo Mattano, I'd like to share with you the story of another traveler, migrant and immigrant. Massimo will be reading from the Italian translation of my first novel, The Book of Salt. I'll begin by reading a short excerpt in English, and Massimo then will read the entire excerpt in Italian. The novel was translated into Italian by Sarah Fruner,
and published by Junti in 2007. Stasera, con l'aiuto di Massimo Pazzano, vorrei condividere con voi la storia di un altro viaggiatore, migrante e emigrante. Massimo leggerà un brano della traduzione in italiano del mio primo libro, Il libro del sale. Leggerò un breve brano in inglese io stessa e Massimo leggerà l'intero capitolo in italiano. Il romanzo è stato tradotto in italiano da Sarah Fruner e pubblicato da Giunti nel 2007. The narrator of the book of Salt is named Bin. He's a young, gay Vietnamese man who worked as a live-in cook in the Paris home of the American writers Gertrude Stein and Alice B. Toklas. Set in Paris in the late 1920s, early 1930s, it is the story of what this young man saw within the celebrated Stein and Toklas household. Long before Stein became famous for her prose, she and Toklas were already famous for their salons, full of artists and writers, including Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Henri Matisse. It is also the story of why Bin left his country and what, if anything, could make him go home again. The excerpt that I've chosen is from the beginning of the book, and Bin has just seen a classified ad placed by Stein and Toklas in which they specify two American ladies wish to retain a cook. He is sitting on a park bench in the Jardin de Luxembourg and thinking about the many, many French employers whom he has worked for since coming to Paris. Il personaggio del libro del sale si chiama Bin. È un giovane vietnamita, gay, che lavorò come cuoco personale nella casa parigina delle scrittrici americane Gertrude Stein e Alice B. Toklas. Ambientato a Parigi alla fine degli anni 20 e primi anni 30, è la storia di un giovane uomo che vive com'era la vita della celebrata vita di Stein e Toklas. Molto prima che Stein diventasse famosa per la sua prosa, le due donne erano già famose per i loro saloni artistici, pieni di artisti e scrittori, tra quali Ernest Hemingway, Pablo Picasso e Henri Matisse. Il romanzo è anche la storia di Bin e del perché è andato via dal Vietnam e cosa potrebbe farlo di tornare al suo paese. Il brano più scelto è all'inizio del romanzo. Bin ha appena visto su un giornale l'annuncio di Stein e Toklas, dove specificano: due signore americane sperano di ritrovare un cuoco. Bin è seduto su una banchina di un parco nei giardini di Lussemburgo a pensare a tutti i datori di lavoro francesi per i quali ha lavorato da quando è arrivato a Parigi. I've been in this city for over 3 years now. I've interviewed with and even worked for an embarrassing number of households. In my experience, they fall into two categories. No, in fact, there are three. The first are those who, after a cat-like glimpse at my face, will issue an immediate rejection. Usually, nonverbal. A door slam is an uncommonly effective form of communication. No discussion, no references required, no, will you want some days off? Those, while immediately unpleasant, I prefer. Type twos are those who may or may not end up hiring me, but who will nonetheless insist on stripping me with questions, as if performing an indelicate physical examination. Type 2s behave as if they had been authorized by the French government to ferret out and to document exactly how it is that I have come to inhabit their hallowed shores. In Paris, 3 years, I tell them. Where were you before? Marseille. Where were you before that?
Boat to Marseille. Boat, well, obviously, where did that boat sail from? And so, like a courtesan, forced to perform the dance of the seven veils, I grudgingly revealed the names, one by one, of the cities that had carved their names into me, leaving behind the scar tissue that forms the bulk of who I am. You say you've been in Paris for 3 years. Now, let's see. If you left Indochina when you were 20, that would make you 26, madame. 3 years unaccounted for. You could almost hear them thinking. Most Parisians can ignore and even forgive me for not having the refinement to be born amidst the ringing bells of their cathedrals, especially since I was born instead amidst the ringing bells of the replicas of their cathedrals, erected in a far-off colony to remind them of the majesty, the piety of home. As long as Monsieur Madame can account for my whereabouts in their city or in one of their colonies, then they can trust that the République and the Catholic Church have had their watchful eyes on me. But when I expose myself as a subject who may have strayed, who may have lived a life unchecked, ungoverned, undocumented, and unrepentant, I become for them suspect. Sto in questa città da più di 3 anni ormai. Ho sostenuto colloqui e lavorato in un numero di case scandalose. Stando alla mia esperienza, i loro padroni si dividono in 2 categorie. No, per la verità 3. Nel primo rientrano quelli che, dopo un'occhiata felina al mio viso, esprimono un rifiuto immediato, di norma non verbale. Una porta sbattuta è un mezzo di comunicazione solitamente efficace. Niente discorsi, niente referenze da presentare, niente. Vuole le domeniche libere? Quei padroni di casa, pur antipatici sul momento, li preferiscono. Nel secondo tipo rientrano quelli che possono finire o meno per assumerli, ma che si ostinano in ogni caso ad attestarmi di domande, come se eseguissero una sgradevole ispezione medica. Quelli del secondo tipo si comportano come se fossero stati autorizzati dal governo francese a scovare e documentare scrupolosamente perché mai sono venuto a occupare i loro sacrosanti lidi. A Parigi da 3 anni, dico loro. Prima dove stava? Marsiglia. Prima ancora? Nave per Marsiglia. Nave? Beh, logico. Da dove era salpata quella nave? E così, come una cortigiana costretta a ballare la danza dei 7 veli, scoprono al volentieri uno via l'altro i nomi delle città che hanno inciso il loro nome dentro di me, dando forma all'ammasso di carne cicatrizzata che sono. Dice di essere a Parigi da 3 anni? Allora vediamo. Se è partito dall'Indocina che aveva 20 anni, vuol dire che ne ha 26, madame. 3 anni e un mese, quasi mi senti pensare. La maggior parte dei parigini ci passa sopra e addirittura mi perdona per non aver avuto il buon gusto di nascere tra le campane sonanti delle loro cattedrali. Tanto più che io sono nato tra le campane sonanti delle copie delle loro cattedrali, erette in una colonia sperduta allo scopo di ricordare loro la grandiosità, la clemenza della madrepatria. Finché, messiere e madame, si spiegano le mie peregrinazioni nella loro città o in una delle loro colonie. Possono confidare negli sguardi vigili della Repubblica e della Chiesa Cattolica puntati addosso al sottoscritto. Ma quando mi faccio vedere come uno che magari si è smarrito, che magari ha vissuto una vita priva di controlli, di restrizioni, altro vado a prendere il naso delle nostre signore della città. Adesso la preoccupazione di madame è se si possa fidare di me con le sue figliole. Madame, non ha nulla di cui preoccuparsi, non ho alcun interesse per le sue figliole. I suoi figlioli, beh, dipende da loro, dovrebbe sentirmi pensare.
Con questo secondo tipo i punti a mio sfavore aumentano, ma mi ritrovo sempre scandalosamente al fondiscendente. Tutte quelle domande, mi chiudo ogni volta, tutte quelle domande significano che ho una possibilità. E così per sempre, finendo per offrirmi come una carcassetta di maiale arrosto, solo per sentirmi dire grazie, ma non grazie. Grazie, grazie, madame, dovrebbe mettersi ad applaudire. Una standing ovation ci vorrebbe, penso ogni volta. Le ho appena regalato una storia piena di scenari esotici, viaggi in mare aperto, segreti di famiglia, vizi pagani, grazie, non basta. La mia rabbia posticcia continua a bruciare finché non sono costretta a riconoscere che, in effetti, a loro non ho raccontato nulla. Questa lingua da cui arrivo come da un calamaio asciutto mi viene meno. Mi ha fatto spiccare il volo con ali deboli e mi ha guardato precipitare nel silenzio. Sono solo capace di elencare loro una schizza di città. Alcune le hanno viste, altre sono semplici punti su mappamondo, posti che toccheranno soltanto con le punte delle dita e mai con le piante dei piedi. Sono costretto ad ammettere che io, per loro, non sono altro che una serie di destinazioni senza tappe significative nel mezzo. Grazie, ma no, grazie. I padroni del terzo tipo li chiamo i collezionisti. Con loro tutto fila liscio per svariate settimane, a volte anche per mesi. I colloqui che conduco sono professionali, persino meccanici. Neppure il tempo di tartagliare il solito sfoggio sulle mie ottime omelette e sono assunto. Colazione, pranzo e cena da preparare 6 giorni la settimana, domeniche libere. Alcuni mi affidano la spesa al mercato già da subito, altri insistono per accompagnarmi i primi giorni, per assicurarsi che sappia distinguere tra una roulade e una roulette. Mi sbaglio di rado. Ovviamente non sono mai stato in grado di memorizzare o inventariare la confusione ossessiva di termini che i francesi hanno concepito per questo animale, che è il cuore centrale, stufato, fricassea, saltato, ripieno di ogni focolare francese. Polli grossi, polli novelli, polli appena nati, polli vecchi e stopposi, a tutti si assegna un nome, una specie di titolo nobiliare in questa lingua che può permettersi il lusso di sbizzarrirsi tanto con quello che si porta in tavola. Un pollo e non questo pollo. Sono le uniche parole che mi servono per barcamenarmi nei mercati aviari di questa città. Comunicare con le negazioni non è la forma espressiva più veloce e non certo la più gradita, ma per quelli come noi, con un pugno di parole in saccoccia, è la formula magica, l'incantesimo che apre un forziere altrimenti inaccessibile. Maneggiando le parole a mia disposizione, come un coltello da cucina arrugginito, posso chiedere, rifiutare e infine individuare quell'esemplare che onorerà la regola della strada. Eh sì, per ogni espressione rosa, abborracciata, per ogni parola confusa, travisata, io pago un prezzo. Io, un uomo con una lingua presa in prestito, impacciato, non posso competere per l'attenzione di questa città. Non posso prendere parte alla frizzante schermaglia amorosa tra lei e i suoi abitanti. Sono un uomo la cui voce è un suo stridulo in una città che incoraggia la melodia. Incapace di confidare nella mia stessa voce, mi porto dietro uno specchietto butterato che mostra il mio viso, le mie mani, e mi dà la certezza di essere ancora qui, sempre più simile ad un animale ogni giorno nel raggio del passo. Mi arrabbatto per cercare riparo nelle cucine dei miei futuri padroni. Ogni cucina è un ritorno a casa, una trevola, dove io sono il capo anziano del villaggio, saggio e riverito. Ogni cucina è una storia di famiglia che posso arricchire con zafferano, cardamomo, alloro e lavanda. Immerso nel caldo e nel vapore, mi abbandono all'idea che a essere ripagate siano la destrezza assoluta delle mie mani, la precisione infallibile del mio occhio, la maestria della mia lingua. Durante queste parentesi rigenerate, non sono più il mio elemosina sui gradini di questa città. 3 volte al giorno io dirigo e loro stanno seduti, le mascelle rilassate, in silenzio. Bocche assorte nel gustare cibi normalissimi, eppure boccone dopo boccone, per
imparato più campanilista di stringhe note aromatiche di un non so che e che non riesco a spiegare. Alla fine sono sopraffatti da una sensazione mai provata, una nostalgia di luoghi mai visti. Non lascio volentieri questi rifugi. Sono contento di invecchiare, chiamando la stufa economica mia madre, chiamando i tegami di rame miei figli. Ma ai collezionisti la mia cucina non basta mai, sono voraci. Si struggono per il miele che mi scorre nelle cicatrici. Però sono scarti nelle tattiche che impiegano. Una domanda lasciata scivolare insieme ai soldi per la spesa settimanale, un commento infilato in un complimento per il dessert della sera prima, altri tre camuffati da curiosità sulla ricetta della zuppa di ieri. Alla fin fine sono tali e quali a quelli del secondo tipo, tranne che per l'essenza della loro ossessione. Non nutrono un sincero interesse verso il posto in cui sono stato o le cose che ho visto. Smaniano per i frutti dell'esilio, i succhi amari e i cuori oppressi, sbavano per assaggiare la tristezza pura, salmastra del reietto che si sono presi in casa. E io non sono che uno dei tanti della fila. L'angelino rimasto orfano dopo una carestia, il marocchino violentato dallo zio, il malgascio scacciato dal villaggio perché la mano sinistra era trappita, era il marchio delle malefatte della madre. Questi sono i trofei malconci che mi hanno preceduto. Non è che faccio storia, mi sono venduto anche per me, seguendo le loro direttive sofisticate, le loro domande di velluto. Anche il sottoscritto può vomitare pathos e drammi turistici da quattro soldi per assecondarci. Non sono mai ingordi nei desideri che hanno, anzi, il contrario, sono oculati. Un dosaggio attento, moderato, fa parte del brivido. No, sono le mie mani ostinate a cacciarmi fuori. È solo questione di tempo. Dopo tante settimane passate con quel fascio di luce fioca puntato al posto, comincio a dimenticare le regole trinceranti implicate in simili rapporti. Dimentico che ci saranno giorni in cui sarò io a sbavare, a sentire il bisogno viscerale di tirar fuori tutto il garbuglio dei miei giorni taciuti. E dimentico che dovrò rimanere in attesa, come un supplice all'entrata del tempio, perché tutte le stanze della casa saranno buie e silenziose. Quando il loro catechismo flautato mi abbandona, dimentico quanto tempo vadano brasate le costolette di manzo, se col pollo sia meglio far sfumare il vino bianco o il brodo, il posto dove comprare la trota più fresca. Scordo il pizzico di cumino, la spolverata di sedano di montagna, l'aroma dell'aia. E così facendo, scrivo compulsivamente, pagina dopo pagina, la mia lettera di dimissione. La mia rabbia posticcia continua a bruciare finché non so
effetti, a loro non ho raccontato nulla. Questa lingua da cui arrivo come da un caramaio asciutto mi viene meno. Mi ha fatto spiccare il volo con ali deboli e mi ha guardato precipitare nel silenzio. Sono solo capace di elencare loro una schizza di città. Alcune le hanno viste, altre sono semplici punti su mappamondo, posti che toccheranno soltanto con le punte delle dita e mai con le piante dei piedi. Sono costretto ad ammettere che io, per loro, non sono altro che una serie di destinazioni senza tappe significative nel mezzo. Grazie, ma no, grazie. I padroni del terzo tipo li chiamo i collezionisti. Con loro tutto fila liscio per svariate settimane, a volte anche per mesi. I colloqui che conduco sono professionali, persino meccanici. Neppure il tempo di tartagliare il solito sfoggio sulle mie ottime omelette e sono assunto. Colazione, pranzo e cena da preparare 6 giorni la settimana, domeniche libere. Alcuni mi affidano la spesa al mercato già da subito, altri insistono per accompagnarmi i primi giorni, per assicurarsi che sappia distinguere tra una roulade e una roulette. Mi sbaglio di rado. Ovviamente non sono mai stato in grado di memorizzare o inventariare la confusione ossessiva di termini che i francesi hanno concepito per questo animale, che è il cuore centrale, stufato, fricassea, saltato, ripieno di ogni focolare francese. Polli grossi, polli novelli, polli appena nati, polli vecchi e stoccosi, a tutti si assegna un nome, una specie di titolo nobiliare in questa lingua che può permettersi il lusso di sbizzarrirsi tanto con quello che si porta in tavola. Un pollo, e non questo pollo, sono le uniche parole che mi servono per barcamenarmi nei mercati aviari di questa città. Comunicare con le negazioni non è la forma espressiva più veloce e non certo la più gradita, ma per quelli come noi, con un pugno di parole in saccoccia e la formula magica, l'incantesimo che apre un forziere altrimenti inaccessibile. Maneggiando le parole a mia disposizione, come un coltello da cucina arrugginito, posso chiedere, rifiutare e infine individuare quell'esemplare che onorerà la regola della strada. E sì, per ogni espressione rozza, abborracciata, per ogni parola confusa, travisata, io pago un prezzo. Io, un uomo con una lingua presa in prestito, impacciata, non posso competere per l'attenzione di questa città. Non posso prendere parte alla frizzante schermaglia amorosa tra lei e i suoi abitanti. Sono un uomo la cui voce è un sussurro stridulo in una città che incoraggia la meraviglia. Incapace di confidare nella mia stessa voce, mi porto dietro uno specchietto butterato che mostra il mio viso, le mie mani, e mi dà la certezza di essere ancora qui, sempre più simile ad un animale ogni giorno nel raggio del passo. Mi arrabbatto per cercare riparo nelle cucine dei miei futuri padroni. Ogni cucina è un ritorno a casa, una tregua, dove io sono il capo anziano del villaggio, saggio e riverito. Ogni cucina è una storia di famiglia che posso arricchire con zafferano, cardamomo, alloro e lavanda. Immerso nel caldo e nel vapore, mi abbandono all'idea che a essere ripagate siano la destrezza assoluta delle mie mani, la precisione infallibile del mio occhio, la maestria della mia lingua. Durante queste parentesi rigeneranti, non sono più in dubbio e rosina sui gradini di questa città. 3 volte al giorno io dirigo e loro stanno seduti, le mascelle rilassate, in silenzio. Bocche assorte nel gustare cibi normalissimi, eppure, boccone dopo boccone, persino il palato più campanilista distingue note aromatiche di non so che non riesco a spiegare. Alla fine sono sopraffatti da una sensazione mai provata, una nostalgia di luoghi mai visti. Non lascio volentieri questi rifugi. Sono contento di invecchiare, chiamando la stufa economica mia madre, chiamando i tegami in rame miei figli. Ma ai collezionisti la mia cucina non basta mai. Sono voraci, si struggono per il miele che mi scorre nelle cicatrici. Però sono scarsi nelle tattiche che impiegano. Una domanda lasciata scivolare insieme ai soldi per la spesa settimanale, un commento infilato in un complimento per il dessert della sera prima, altri 3 camuffati da gomma.
curiosità sulla ricetta della zuppa di ieri. Alla fin fine sono tali e quali a quelli del secondo tipo, tranne che per l'essenza della loro ossessione. Non nutrono un sincero interesse verso i posti in cui sono stato o le cose che ho visto. Smaniano per i frutti dell'esilio, i succhi amari e i cuori oppressi. Sbavano per assaggiare la tristezza pura, salmastra del reietto che si sono presi in casa. E io non sono che uno dei tanti della fila, l'angelino rimasto orfano dopo la carestia, il marocchino violentato dallo zio, il malgascio scacciato dal villaggio perché la mano sinistra era trappita e era il marchio delle malefatte della madre. Questi sono i trofei malconci che mi hanno preceduto. Non è che faccio storia. Mi sono venduto anche per me, seguendo le loro direttive sofisticate, le loro domande di velluto. Anche il sottoscritto può vomitare pathos e drammi turistici da quattro soldi per assecondarci. Non sono mai ingordi nei desideri che hanno, anzi, il contrario, sono oculati. Un dosaggio attento, moderato, fa parte del brivido. No, sono le mie mani ostinate a cacciare un fuoco. È solo questione di tempo. Dopo tante settimane passate con quel fascio di luce che ho puntato addosso, comincio a dimenticare le regole trinceranti implicate in simili rapporti. Dimentico che ci saranno giorni in cui sarò io a sbavare, a sentire il bisogno viscerale di tirar fuori tutto il garbuglio dei miei giorni taciuti. E dimentico che dovrò rimanere in attesa, come un supplice all'entrata del tempo, perché tutte le stanze della casa saranno buie e silenziose. Quando il loro catechismo flautato mi abbandona, dimentico quanto tempo vadano brasate le costolette di manzo, se col pollo sia meglio far sfumare il vino bianco o il brodo, il posto dove comprare la trota più fresca. Scordo il pizzico di cumino, la spolverata di sedano di montagna, l'aroma dell'aria. E così facendo, scrivo compulsivamente, pagina dopo pagina, la mia lettera di dimissione. Una cosa molto particolare dei presi
21, non c'è dal cervello. Siamo noi, non siamo un solito miliardario che non sa che fare. Abbiamo solo la macchina fotografica. E l'altra cosa è, di solito, nelle arti, come ho detto, alte, musica, danza, scrittura, eccetera, eccetera, non viene mai considerata l'arte culinaria. Noi, essendo entrambi di origine siciliana, con style, che stiamo lavorando uno chef, riteniamo che l'arte culinaria e la pasticceria sia tanto alta quanto la pittura e la musica. Quindi abbiamo deciso di creare una fellowship specifica per un pasticcere e mai ci saremmo sognati che la famiglia, come noi abbiamo sempre chiamato la famiglia Corsino, che avrebbero preso questa, la nostra proposta come seria. Noi veramente intendevamo portare un pasticcere internazionale, un pasticcere internazionale, per fargli conoscere la Sicilia e anche per far conoscere la Sicilia un altro tipo di pasticceria. Quindi siamo molto grati alla famiglia Monaco perché hanno capito l'importanza di un progetto simile e sono pochissime, anzi forse sinceramente non conosciamo altre residenze dove chef e pasticceri sono a un livello di artisti. Di solito quando viene invitato uno chef in una residenza è per cucinare per gli altri artisti. E invece quello che abbiamo fatto noi, abbiamo invitato una pasticcera per collaborare con la famiglia Monaco, conoscere la pasticceria siciliana e avere uno scambio culturale attraverso il palato. Io volevo fare una domanda. Quanti siete? Sei. E poi due sono il nonno e il fratello. Aspetta, pensavo fossero... No. Passare la parola a Belize, a Carla, ma anche a Marcella, Sara, Sebastiano, Livia, Vincenzo. E abbiamo una piccola sorpresa. Come sapete bene, questa sera quattro degli artisti di residenza hanno presentato il loro lavoro, e Meredith è l'ultima. Domani ci saranno gli altri tre artisti che sono Gina Richman, Moes Surani e Angela Pradelli, ma anche Shai Turi, che prepererà una cena insieme allo spettacolo che presentiamo con le Acre, alla cantina con le Acre. Però Moez Surani voleva presentarvi un progetto che è a lui molto caro, al quale sta lavorando, perché? Perché durante la sua residenza ha scoperto che anche a Palazzo Lavrena, nonostante sia una piccola cittadina, c'è stato un pesante bombardamento durante un periodo di guerra e che tante persone sono morte, anche proprio più in questo caso. Quindi ha voluto presentare un progetto qui stasera. Quindi vi chiedo adesso di spostarvi di nuovo tutti qui perché c'è una proiezione. Mi sembrava così facile, Sembrava facile. E naturalmente sarà di nuovo inglese e italiano, Moez ci parla in inglese e traduco in italiano. I've been working on a very simple poem. It's made of the names of military operations from 1945, the beginning of the United Nations, until now. Da quando sono qui ho lavorato una poesia molto semplice che è sui nomi delle operazioni militari della NATO dal 1945, anno di fondazione, ad oggi. So I'm a poet and I'm always interested in ways that language is used to in this case, how language is used to conceal violence or aggression. Sono un poeta e sono interessato in questo caso come il linguaggio possa nascondere violenza e aggressione. So I've been researching and collecting all of these names of operations and I found about 4,000 so far. Quindi mi sono messa alla ricerca di tutti questi termini che vengono usati per le operazioni di guerra e ne ho trovati finora 4,000. And the more I researched, the more I started finding trends in the names that different countries use. And how do I say this? And E una cosa che ho scoperto ricercando questi nomi è che ci sono delle mode, delle correnti. So for example, different attitude towards heroism and the heroic. Sometimes countries feel like you're very heroic, so you have an operation called Killer or Bonebreaker that is inspiring.
Allora ci sono le correnti, appunto quelle eroiche, e allora l'operazione si chiama killer, assassino, oppure bone breaker, che significa ti spezzo le ossa. And then obviously the sensibility changes and names like killer and bone breaker are no longer nice, and the names become slightly religious sounding. E poi c'è stato un momento dove invece all'improvviso i nomi erano di purezza e di religione. And the most interesting thing I found in this was the amount of countries around the world that when they're naming a military operation, they'll use dawn or new light or first morning. E la cosa impressionante è che la maggior parte di queste operazioni militari, che naturalmente sono molto aggressive, usano spesso la parola luce, leggerezza, alba, rinnovo. And so it seems like what's happening almost is that the dawn, which is kind of like purity, justifies the violence. E quindi sembra come è una maniera di giustificare la violenza mettendo un nome appunto come di purezza, di pulitura e di leggerezza e di mattina, l'alba. So I'll let the poem run while we're enjoying dessert. E quindi adesso noi ci mostra il poema che continuerà a andare, quindi abbiamo dolcezza e amarezza. And the title is the word operation in each of the official languages of the United Nations. Il titolo della poesia è la parola operazione nelle 6 lingue ufficiali delle Nazioni Unite. E appunto adesso semplicemente quello che vedete qui sono appunto tutti i nomi delle operazioni militari dal 1945 in poi. E adesso lo lasciamo appunto tutta la serata, quindi potrete vedere mentre mangiate, parlate. Ecco, è appena arrivato. Buonasera, Bruna. Bruna, la nostra coordinatrice, che insomma ha coordinato da New York a Palazzolo. E adesso però possiamo concludere con l'assessore Paolo Sandalo, che diciamo ovviamente ci accolgo sempre con grande affetto, anche quest'anno. Vuoi dire qualcosa? Non vorrei parlare, visto l'affetto che ci condividiamo, di qualche cosa la devo dire. Io torno a ringraziare, perché li vedete così, ma in effetti non sono degli eroi a confrontarsi con il territorio e con quello che si riesce a fare a Palazzolo, perché è sempre difficile fare cose nuove a Palazzolo, in particolare cose di cui sconosciamo completamente. Parlare di residenze di artisti nelle nostre zone è una novità assoluta, quindi fare nascere un concetto di un'operazione di questo genere a Palazzolo è già un'operazione eroica, e di questo vi ringrazio. È un'operazione che ritengo molto interessante, perché dà la possibilità di confrontarci con realtà che sono completamente diverse dalle nostre, sia per la letteratura, per la musica. Quest'anno grazie anche a Corsino con i dolci, e diciamo che è una finestra che si apre sul mondo, e che si apre sul mondo da Palazzolo, quindi che non è cosa da poco, perché una cosa che abiti a New York e vedi il resto del mondo, quindi città che già contengono il mondo proprio per la loro struttura, una cosa, quindi fare un'operazione inversa, cioè abitare in un piccolo borgo come Palazzolo e avere una finestra quindi, sul mondo, sulla letteratura, sull'arte, su tutto quello quindi, che ha rappresentato a Ray Residence già l'anno scorso e che continua a rappresentare anche quest'anno. Io ringrazio personalmente Salvatore e Claudio, ma li ringrazio come direttori quindi, e autori di questa impresa, quindi come amici, perché penso che ormai non è più iniziato. Ormai non possiamo fare bene, dovete impegnarvi anche per gli anni a venire. Speriamo di collaborare sempre meglio a fare. Noi siamo qua per i palazzolesi, per quelli che sono qua, per quelli che ci hanno veramente assistito e curato. Diciamo che questa è la seconda serata e siamo qui e va tutto bene. Adesso aspettiamo anche la prossima e ultima serata, che è domani. A Colleacre, Cuore Denti. C'è un buon spettacolo, gli artisti partono martedì, sono stati qui un mese. E adesso ci dispostiamo davanti a Goccio, ancora non toccare. Se mettete così il nome.
Caesar experiment because I've never made arancini. Really? It's a work in progress. This is an arancini dolce, which I executed with the help of many people in Corsino. It was a group effort. They have lemon curd inside. They're not just sweet. Comune, I don't like really sweet desserts, so it's a little different than me. This is a version of cheese. What? Allora, Benedict ha detto che Sicera lavora a un ristorante che si chiama Otto, quindi ovviamente italiano, e Benedict tra le tante cose che fa ha una specialità che è un gelato all'olio d'oliva. E se del little things extra. Meredith di solito non gli piacciono i dolci molto dolci. E qui ha sperimentato diverse e appunto ci ha appena detto che questi sono degli arancini dolci con dentro una cosa che si chiama lemon curd, che non è proprio una marmellata di limoni, è una cosa di origine credo inglese, che è un po' più particolare di una marmellata di limoni. A quick version of Philadelphia cheesecake, which is a very American dessert, but I tried to make it a little better with, we have fragole with a citronelle, verbena, which is an herb that I love, and a little croccante de fennel, pinocchio. Quindi quello che Meredith ha fatto è alternato cose tipiche siciliane e cose americane, quindi dall'arancione c'è una lemon curd, quindi sempre un po' di influenza. Si passa alla quella che potrebbe essere la tradizionale cheesecake, però qui c'è la citronella verbena, quindi non è proprio la cheesecake tradizionale americana. And this is a dessert I actually serve at Otto. This is a caramel panna cotta. It's spiced with star anise, canela, and cloves. I love caramel, it's a little bitter. On the bottom we have some confiture from figs that Carl made. And just some fresh figs, which are just at the end of the season. I love to work with seasonal fruit. I enjoyed seeing what Palazzolo has to offer and Sicily. Allora, il terzo dessert è un dessert che fa a Otto ed è una panna cotta con, adesso cerco di ricordarmi tutto, cannella, anise, quindi anice stellato, chiodo di garofano, vaniglia e sotto c'è un caramello, un caramello leggermente amaro e confetture di fichi fatta da Carla. E fichi, a me ti piace lavorare con la frutta di stagione, quindi i fichi sono proprio al limite, ma sono riuscita a trovarli. And the last dessert is apple pie. L'ultimo dessert è proprio quintessential American, apple crumb pie. You say apple crumb pie? Yeah, it's apple crumb pie. E di solito è servita a Thanksgiving. È un Meredith che piace tutto l'anno, è un dolce che almeno io l'ho mangiato spesso a ringraziamento che è a novembre. What is that? Eccola! Altro problema.